Ciao a tutti da Lorenzo IZ0KBA e questa notte vi voglio parlare e far ascoltare qualcosa sulla banda di 60 metri. Ho detto notte di proposito, questa è una banda che per riceverla correttamente in Italia bisogna aspettare la notte e alcuni periodi particolari dell'anno, diciamo la primavera e l'autunno, per una serie di motivi che fra poco ci arriverò a spiegare. La banda si estende da circa 4.700 fino a circa 5.200. Ripeto ancora circa perché è probabile trovare qualche stazione un po' più sopra, un po' più sotto. E sono radio usate in paesi poco sviluppati, quindi non è che c'è tanta cultura della pianificazione delle frequenze. Chi ha più spazio, come si trova un po' meglio, si mette. Però diciamo che grosso modo è possibile definire tra 4.700 e 5.200. Banda tropicale, lunghezza d'onda 60 metri, banda tropicale appunto perché viene usata nelle zone tropicali, soprattutto orientali, estremo orientali. In quelle zone, chi è un po' pratico di geografia e di avvenimenti vari, sa che in quelle zone ci sono le tempeste tropicali, che sono intensi temporali con molta attività elettrica. Sono assimilabili alle tempeste, diciamo, che fa in Italia quando è d'estate, quando c'è il fronte caldo, fronte freddo e fa quei temporali estivi pomeridiani tipici della zona mediterranea, della zona costiera mediterranea, insomma chi è Lazio, Toscana, Campania li conosce. Sono temporali che diciamo fino all'una alle due non ci sono, poi alle due, tre si annuvola pesantemente, alle quattro fa tanta acqua, tanta grandine, tanti fulmini, 5:30, 6 sparito tutto. In quelle zone le condizioni meteo sono simili, più frequenti, avvengono anche la mattina, anche la notte, però come potenza insomma siamo lì. Chi fa ascolto, chi è già un po' più esperto e fa ascolto in onde medie, banda europea, quindi diciamo da 500 a 1600 kHz, durante un temporale o anche una semplice pioggia, avrà sicuramente notato dei rumori atmosferici, propriamente chiamati QRM, che vanno a dar fastidio. Quindi nelle zone tropicali, dato che sono frequenti queste tempeste tropicali, le ricezioni radio a livello locale, quindi le radio nazionali per intenderci, sarebbe riduttivo usare le onde medie. Quindi si è cercato un compromesso di trovare una banda di frequenze che abbia le caratteristiche propagative più o meno simili a quelle delle onde medie e meno soggetta a rumore atmosferico. E quindi si è trovata la banda, si è studiata e quindi si è sviluppata la banda dei 60 metri. Le stazioni che sono poche, difficili da ricevere in Italia, bisogna avere delle antenne, insomma, filari, l'antenna ci deve essere, con le antennette stilo, le Degen, le Texun, penso che riceverete poco e nulla. Già ricevo poco e nulla io, figuriamoci con quella là. Allora, vado a cercare qualche stazione. Banda, tra l'altro, molto condivisa con altri servizi di tipo utility, militari, eccetera, eccetera. Quindi, mentre io scarrello le frequenze, sentiremo segnali strani che sono appunto utility sparse un po' per il mondo. Inizio a dar volume alla radio e a fare la ricerca. Ecco, do volume. Come ripeto, le stazioni saranno poche, forse si contano su una mano. Ecco, come dicevo, c'è molta condivisione di questa banda di frequenza. Quello che stiamo ascoltando è un messaggio EAM, Emergency Action Message, quindi EAM, della NATO. C'è sul mio sito una pagina a tal ciò dedicata e vi metto il link in descrizione e andate a vedere. Questo è il tipico messaggio di azione. Zulu,
parte di questi messaggi vengono trasmessi anche dalla base NATO di Sigonella. Andiamo avanti con la scansione. Torno in AM. Altra modulazione non in fonia di chissà chi. Ed arriviamo finalmente alla prima radio commerciale, alla prima broadcast. Allora, come avete sentito, c'è molto rumore, difficile da capire. Sono le ore mezzanotte e 55 del 29 aprile 2018, quindi è circa l'una di notte. Questa radio è Radio Emissora de Educação Rural. Scusate la mia pronuncia portoghese che è proprio pessima, ma è Radio Emissora de Educação Rural. È una radio brasiliana, trasmette in lingua portoghese, come dicevo, appunto, quindi zone tropicali. E quindi pensate che adesso in Brasile è giorno, no? È ancora giorno, è circa l'una di notte, e lì è ancora giorno, quindi e quindi niente, qui è notte fonda, e per ascoltarla dobbiamo aspettare per forza questi orari così tardi. Do volume e vado avanti. Questa è China National Radio 1, Radio Nazionale di Cina, canale 1, trasmette dalla Cina, per la Cina, in lingua cinese. Chi sta iniziando questo hobby del radioascolto è bene che inizi a prendere confidenza con gli idiomi e i linguaggi, a capire di che lingua si parla. Perché io adesso sto vedendo su un tabulato la corrispondenza delle frequenze. Ovviamente, riconoscendo la lingua, posso capire appunto che sto ascoltando veramente la radio cinese e il tabulato non è sbagliato, o sto ascoltando una cosa per un'altra. Per identificare le radio, io ripeto sempre, non guardate i tabulati. Ma va aspettato, si attende l'annuncio che la radio fa, diciamo ogni mezz'ora. Ogni mezz'ora le radio dovrebbero mandare il proprio annuncio, quindi ecco, diciamo siamo circa all'una, io dovrei aspettare questi, aver pazienza di aspettare questi 3-4 minuti e sicuramente la radio trasmetterà al minuto 0 e al minuto 30 trasmetterà l'annuncio. Di solito fanno così. Però per adesso prendiamo per buono quello che c'è scritto sul tabulato. 国庆举办集体交易，继反商采购商对接活动，又让5家500强企行业龙头企业签约参加中。3月买家企已正式签约。3月买家企国庆创造1800家，飞利浦道明大中华区总裁王林。 Qui c'è sempre la stessa radio di prima, China National Radio 1, da un altro trasmettitore per coprire le varie zone della Cina. Questa arriva e copre un'altra radio che si trova dall'altra parte del mondo, si trova esattamente in Argentina, che è Radio Voz Evangelica, Radio Voce Evangelica, una radio religiosa argentina che viene coperta però dall'emittente cinese con più potenza. Sentite questo fischio è il battimento, sono le due frequenze portanti che per una sorta di il segnale si va a sommare, a sottrarre e nei punti in cui le portanti si accavallano si genera una frequenza terza che è questo fischio che sentite, detto anche battimento.
Vado avanti con la scansione. Si sente la musica, la melodia orientale, qualche parola anche sembrava di essere cinese, e stiamo ascoltando PBS Xinjiang, un'altra radio cinese che trasmette, sì, dalla Cina. Sì, esatto, sempre PSBX Xinjiang da un secondo trasmettitore. I due trasmettitori si usano per coprire diverse zone, diverse aree geografiche. Ad esempio, un trasmettitore a Milano per il Nord Europa, un trasmettitore a Napoli per il Sud, un trasmettitore a Firenze per il Centro Italia. Qui c'è un'altra stazione che arriva talmente bassa, come dicevo, ricevere questa banda è un po' difficile, che non mi sentirei di, sul tabulato ce n'ho due, non mi sentirei di azzardare né una né l'altra. Per i curiosi, le due stazioni che mi risultano su questa frequenza in questo momento della giornata sono Radio Madre de Dios, che trasmette da Puerto Rico, Puerto Maldonado, mi sembra Puerto Rico la bandiera, e Radio Nacional d'Angola, che trasmette in lingua locale. Poi chi mi segue questa frequenza la conosce, abbiamo parlato tante volte, 4995 è la frequenza, o meglio 4996 è la frequenza della stazione di tempo e frequenza campione russa RWM, che trasmette il segnale standard. Per ascoltarla ci mettiamo 1 kHz sotto e abbiamo un tono a 1 kHz. Con questa stazione possiamo controllare la precisione di ricezione dei nostri ricevitori. C'è un video specifico a riguardo, non è questa la sede di parlare di ciò. Possiamo dire che le frequenze di tempo e frequenza campione vengono usate appunto per verificare la corretta precisione dei ricevitori. C'è un video specifico, magari lo metto nel link in descrizione così potete andare a vederlo. Modulazioni digitali, c'è un'altra radio che arriva molto bassa, vediamo se riusciamo a sentire qualcosa e a sparare cosa possa essere. Non so se lo sentite, sembra in effetti spagnolo e su questa frequenza mi risulta solo e soltanto Radio Havana Cuba. Vedete tutte località tropicali.
Bene, diciamo la scansione di banda è terminata. Come avevo detto, le radio sono difficili e poche. E io ho finito. Vi metto tutti i link in descrizione delle varie pagine internet, dei vari video correlati. E tutto qui. Ripeto, banda particolare da ascoltare, difficile. Magari questa è una giornata anche un po' sfortunata, cioè poca propagazione in generale, però il momento migliore, diciamo, è questo qui. Notte inoltrata, adesso è 1:05, e periodi migliori sono i periodi freschi miti, nell'estate, nell'inverno troppo freddo, i periodi primaverili e autunnali. Tutto qua, grazie per chi è stato con me questo quarto d'ora. Vi invito come al solito a mettere il mi piace al video, a scrivere eventuali commenti e a chi non è iscritto a fare l'iscrizione al canale. Grazie ancora, buona nottata, io sto registrando di notte e ai prossimi video.